Brembo presenta Il Gran Premio di Singapore ospita il circuito cittadino più lungo del calendario di Formula 1. Marina Bay è certamente una delle piste più ostiche, tecniche e difficili per i piloti. Non ci sono spazi di fuga, vietato l'errore e quindi per i tecnici c'è un challenge estremamente importante. Ci sono difficoltà dal punto di vista aerodinamico perché abbiamo tre rettilinei da oltre 300 km/h aerodinamica scarica, ma bisogna trovare il grip nella parte lenta, quella tecnica. Ci sono ben 7 curve da seconda marcia dove è determinante avere comunque carico per scaricare la motricità e quindi a questo punto partiamo subito sul rettilineo di partenza dove si arriva velocissimi da due curve effettuate in un tempo solo, si scarica subito settima, ottava, 320 km orari e in questo caso bisogna preparare molto bene la frenata nella parte pulita della pista all'esterno sfiorando il cordolo, una staccata che ci porta dalla ottava marcia alla terza e a questo punto si fa una serie di curve molto veloci in sequenza dove non bisogna arrivare in ritardo di linea, sinistra, destra e poi seconda marcia dentro, una chiusa a sinistra molto impegnativa, bassa la velocità, il pilota in traiettoria condotta deve stare quindi nella linea gommata per appoggiare al meglio la parte esterna della monoposto e poi scaricare completamente il gas di terza, quarta, quinta e sesta. Abbiamo un breve allungo, poi una piega a destra estremamente importante che ci mette nel rettilineo più veloce di questo tracciato, ma anche il più sconnesso, quindi quello dove il pilota deve scaricare tutto il cambio, di nuovo in ottava marcia, ci possono essere sorpassi in gara, soprattutto c'è una leggera piega dopo il ponte che permette al pilota che è in scia di sfruttare la scia e quindi buttarsi sulla sinistra ed entrare, fare il suo sorpasso. Grande frenata, entriamo in una sequenza di curve estremamente impegnative, tutte da seconda marcia. La prima dove bisogna girare a sinistra, sfiorare il guardrail esterno, si passa subito a una seconda a destra, di nuovo impegnativa perché il pilota tende ad avere sottosterzo nel momento in cui apre il gas e non ha spazio di fuga all'esterno, bisogna accompagnare la curva poi a sinistra che di fatto mette su un altro rettilineo molto veloce, di nuovo da 290 km/h e quindi il pilota poi entra con una frenata secca nella curva a sinistra che è determinante proprio in fase di uscita perché bisogna uscire con un pelo di gas di terza marcia e poi effettuare una serie di curve cieche, quindi un sinistra, destra e poi sinistra che ci portano ad un'altra frenata. La pista in questo caso è strettissima, non ci può essere margine di errore, il pilota deve guidare in maniera chirurgica con precisione assoluta e nella piega a sinistra il pilota si ritrova poi un altro allungo impegnativo che poi porterà ad una frenata con piega destra da seconda marcia 80-90 km/h. Anche in questo caso il pilota deve cercare di lavorare aprendo progressivamente il gas senza mettere in pattinamento retrotreno ed entrare nell'ultima parte di questo tracciato per entrare poi nelle ultime due curve estremamente impegnative che mettono sul rettilineo principale e quindi il pilota anche in questo caso deve sfruttare al meglio la parte esterna della pista, aprire completamente il gas e di sesta, settima marcia in uscita è di nuovo sul rettilineo principale.